amministrazione territoriale, diciamo, comunale di Ragusa, vengono riconosciute un po' in tutti i settori. Voglio dire, Ragusa riesce, non so, a ricevere un contributo perché raggiunge velocemente una percentuale di raccolta differenziata. Ragusa riceve un contributo per l'assistenza alimentare perché riesce a rendicontare i contributi precedenti. Tutti i fatti, ne posso citare degli altri. Ragusa, attraverso i propri uffici dei lavori pubblici, riesce a recuperare finanziamenti per decine di milioni di euro. Noi abbiamo finanziamenti in atto per circa 100 milioni di euro. Ora, non sono cose banali o che succedono sempre. Servizi sociali, gli strumenti finanziari approvati nei termini, ed è qualcosa che solo poche unità di comuni in Sicilia riescono a fare. E allora sono delle buone. Ragusa si caratterizza per buone pratiche amministrative, e questa qualità che io devo rivendicare nel mio ruolo oggi emerge a maggior ragione da un dato, da una analisi che è stata realizzata da una fondazione, la Fondazione Etica. Non so se ne avete sentito parlare, proprio ieri è uscita sul Corriere della Sera una classifica. E la Fondazione Etica ha stilato una classifica sulla base di alcuni parametri oggettivi che sono il bilancio, la governance, il personale, servizi, appalti e ambienti. Sono verifiche che la Fondazione fa sulla base di dati che vengono pubblicati dagli stessi comuni. I comuni hanno l'obbligo di dare trasparenza a questi dati. Ebbene, la città di Ragusa è un'analisi che riguarda soltanto i comuni capoluogo, quindi sono 105, circa 107 comuni capoluogo in tutta Italia. E la città di Ragusa risale posizioni perché passa da una posizione di un voto di 33, che era il voto relativo al 2019, a una votazione che supera, che è stata tra i 40 e i 50, perché sono stati in realtà pubblicati i nomi delle città peggiori, da 40 in giù. E all'interno di questo elenco delle città peggiori per qualità amministrativa, per capacità amministrativa, proprio l'analisi serviva a questa, per valutare la capacità amministrativa delle città, gli 8 comuni capoluogo della regione siciliana su 9 rientrano nella parte bassa della classifica, 8 su 9, cioè da 40 punti in giù, fino a 14 Agrigento è l'ultima in classifica. 30 città del sud Italia, quasi tutte, perché sappiamo che purtroppo in queste classifiche le città capoluogo o le città del sud Italia sono sempre penalizzate. 30 città da Roma in giù rientrano nella parte bassa della classifica, quindi da 40 in giù. Bene, Ragusa non c'è tra queste 40. Ragusa è l'unica città capoluogo della Sicilia e una delle poche città capoluogo da Roma in giù che non sta nella parte finale della classifica, sta in una zona centrale, sta in un range tra 40 e 50. Purtroppo il dato preciso non è stato pubblicato, o sarà pubblicato a breve e potremo darne contezza. Questo testimonia che queste buone pratiche di cui parlavo prima, buone pratiche amministrative, alla fine vengono riconosciute, vengono riconosciuto ufficialmente con dati che provengono da soggetti terzi che con imparzialità effettuano delle verifiche sull'andamento della gestione amministrativa e stilano queste classifiche. Ora, non è che mi appassiono alle classifiche, ne sono uscite tante, ne usciranno tante, alcune positive, altre negative, però laddove, come in questo caso, si fa riferimento a dati oggettivi perché sono dati pubblicati dagli stessi enti, dove si parla di appalti, si parla di servizi, si parla di personale, e vedere la città di Ragusa in una posizione favorita rispetto a tutte le città, si può dire quasi tutte le città del sud Italia, questo credo che sia un motivo che debba dare soddisfazione non soltanto a me, ma all'intero Consiglio Comunale, a tutti quanti noi, agli uffici, ai nostri dirigenti, al personale, alla comunità ragusana, che in questo modo viene premiata. Io non mi stancherò mai di dire che la considerazione che hanno tutti coloro che vengono a visitare Ragusa, della nostra città, del nostro decoro, della nostra pulizia, del nostro senso civico, è una considerazione altissima. E concludo con una notazione che anche questa oggettiva è incontrovertibile. Ragusa ha raggiunto l'80% di vaccinazioni complete, 80%, siamo sopra la media nazionale, siamo 15 punti sopra la media, o 10, la media regionale, siamo sopra ampiamente la media provinciale.
siamo una città che ha queste caratteristiche, questi requisiti. Non dimentichiamo, dico, giusto evidenziare quello che non va, altrettanto giusto, secondo me è corretto, dare il giusto rilievo a quello che siamo.